Purificato, giornalista di Radio Rai. Buonasera Luca. Buonasera Cristiano e buonasera a tutti gli ascoltatori, i telespettatori di Quarta Rete TV. Ma tu sei abituato a dire ascoltatore perché lavori alla radio. Certo. Per la radio. Grazie per la tua disponibilità. Senti, abbiamo sentito da un collega napoletano la reazione del Napoli a questa cancellazione della penalizzazione. Ora vorrei sapere il tuo punto di vista e anche la reazione della Roma biancocelesta a quelle notizie di una eventuale penalizzazione di 5 punti della Lazio sul presunto caso di Mauri. Cosa ci racconti? Allora Cristiano, tra l'altro vi stavo sentendo in streaming e quindi ho sentito il collega Giampaolo Santoro che ha parlato di morte della giustizia sportiva e condivido in parte, nel senso che effettivamente è vero che la giustizia sportiva lascia molto a desiderare, anche con i presupposti che c'erano per quanto riguarda il caso di Gianello, Casnavaro e Grava. Io pensavo che non avrebbero poi ridotto la penalizzazione al Napoli, però è anche vero che c'è qualcosa da rivedere secondo me nella giustizia sportiva, perché assegnare punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva per una combine che tra l'altro non è stata neanche portata a termine e che comunque, al di là del fatto che poi Cannavaro e Grava abbiano negato responsabilità, lo stesso Giannello tirandoli dentro parlava comunque di una combine non riuscita perché a suo giudizio Cannavaro e Grava l'avevano rifiutata. E mi sembra francamente eccessivo, insomma, una penalizzazione. È vero comunque che le regole sono quelle. Per quanto riguarda la Roma biancoceleste, è stata accolta con molto favore, sembrerà paradossale la soluzione del Napoli, perché comunque si tende a pensare che a questo punto si possa alleggerire anche la posizione della Lazio. Ho sentito dire peraltro che la posizione di Mauri sarebbe peggiore rispetto a quella di Cannavaro e Grava. In realtà io pure su questo non sarei tanto d'accordo, nel senso che per quanto riguarda Mauri ci sono e non ci sono prove, nel senso che Mauri non è stato dimostrato che avesse contatti con gli Zingari. Quindi è stato, diciamo, in carcere ingiustamente? Per quanto riguarda la posizione di Mauri, il fatto che gli inquirenti di Cremona ritengono, in particolare il pubblico ministero Di Martino che sta indagando, ritengono che alcuni degli Zingari siano stati presenti nella zona di Formello perché hanno le celle telefoniche di queste due persone, di questi due Zingari, di questi due della banda degli Zingari, che si agganciano a Formello dove si allena la Lazio, ma non hanno nessuna registrazione telefonica. Casualmente. Mi sembra un po' campata in aria. Luca, c'è la nostra opinionista, la nostra blogger Stefania che ha una domanda per te. No, ma buonasera, volevo solo sapere questo, ma proprio per riagganciandomi a questo discorso delle celle telefoniche, eccetera, dicono, poi non so se sia vero, però ho letto che Mauri utilizzava, secondo la procura, una scheda telefonica di un amico, quindi diciamo la utilizzava come copertura, no? Qualcuno pensa questo, e sembra che da questo telefono, da questa scheda telefonica, siano partite delle chiamate verso uno dei due Zingari. È vero o non è vero? Perché questa non sarebbe magari una prova con la P maiuscola, ma sicuramente un grosso indizio. Se così sarebbe una prova, però per quanto riguarda la famosa scheda telefonica, sarebbe una scheda telefonica che non so in che modo la procura riconduce a Stefano Mauri, intestata ad un'altra persona e con la quale, da quel che ho capito io, almeno da quel che risulta a me, Mauri scommetteva online. Il problema è che Mauri su questa scheda risulterebbero scommesse sul basket e sul tennis, cosa che Mauri ha ammesso, sì, e che può fare. E risulterebbe, da quello che ho capito, anche se queste sono cose coperte dal segreto istruttorio, per cui non si sa, da quello che ho capito risulterebbe una sola scommessa sul calcio, peraltro di una cifra bassissima, perché si parlerebbe di una cinquantina di euro, e non su partite della Lazio, il che Mauri non, questo, ciò non toglie che Mauri non l'ha ammesso e che comunque, se fosse vero, non potrebbe farlo. Però da qui a parlare di illecito, poi io non so, non conosco personalmente Mauri e non so effettivamente se scommetteva, se non scommetteva, se aveva contatti con gli Zingari, però partiamo anche da un presupposto, e il presupposto è che comunque per avere una condanna anche in sede sportiva delle prove devono esserci e devono essere delle prove che non sono campate in aria. Certo. Ci sarà comunque un motivo, secondo me, e se la procura
per quanto riguarda anche la situazione di Mauri, ha chiesto un supplemento di indagine di 6 mesi, cioè vuol dire che in questo momento non ha elementi sufficienti per rinviare a giudizio Mauri. Ho sentito dire anche del discorso del carcere per quanto riguarda Mauri. È vero, non dimentichiamoci però una cosa, che Mauri è stato scarcerato prima addirittura che si pronunciasse sulla cosa il Tribunale del Riesame, nel senso che l'avvocato illegale di Mauri aveva fatto ricorso al Tribunale del Riesame per la scarcerazione. Prima ancora che il Tribunale decidesse, la stessa Procura ha deciso di rimetterlo fuori. Bene, quindi ci dobbiamo attendere ancora un po' di novità. Trattenere in custodia cautelare. E evidentemente perché riteneva che il Tribunale del Riesame, se avesse giudicato, lo avrebbe comunque scarcerato. Luca, attendiamo novità allora dalla giustizia sportiva. Grazie per il tuo intervento, buon lavoro, se ci sarà occasione saremo lieti di averti ancora nostro ospite. Grazie a voi, un saluto. Grazie Luca Purifici.